Eccoci di nuovo. Cosa prepariamo adesso? Adesso prepariamo del salmone marinato. Vediamo qui delle bellissime trance di salmone, che siano, mi raccomando, abbattute. Importante, il pesce quando lo apriamo crudo deve essere abbattuto. Un bel recipiente, aceto di vino bianco e sale. Il coltello per schilettare e andiamo a preparare il nostro salmone. Abbiamo le nostre trance e faremo delle fettine sottili. Fettine sottili. Ecco qua. Ecco qui. Ciao Milan. Ecco fatto, prepariamo il nostro salmone. Vedete, dobbiamo tagliare a fettine sottili. Ok? Un attimo soltanto. Ok? E proseguiamo. Il nostro bel salmone. Via, vede, è un burro, si taglia proprio benissimo. Ecco, fettine. Importante, adoperiate un coltello adatto, eh. Ciao. Faccio del salmone marinato, buonissimo. Chiaramente lo preparo oggi per domani. Adesso lo andremo a marinare con l'aceto e il sale e domani lo potremo condire. Ho bisogno almeno di 24 ore. Grazie. Vi possino, che vi possino. Ecco. Attenzione ai coltelli, mi raccomando. Adoperateli sempre con la massima attenzione. Ciao Antares, grazie, sei gentilissima. Ecco qua. A posto, ci siamo. Poi domani vedremo come andremo a condire. Ok? Bene. Ciao da Pomezia invece da Roma. Ciao Grazia, ciao Jim. Ecco qua, abbiamo il nostro bel recipiente. Grazie. Mettiamo un pochino di aceto sul fondo e un po' di sale. Cominciamo ad adagiare le nostre fettine in questo modo. E metteremo a strati un po' di sale e un pochino d'aceto fino ad ultimare il nostro salmone. Poi domani le faremo o così semplice con un po' di rucola, o se trovo aggiungeremo anche dei funghi porcini in carpaccio, che legano molto bene con il salmone. Lo sapete che io ho sempre i miei abbinamenti, mi piace. Ecco fatto. Come vedete, abbiamo fatto alla velocità della luce, come sempre. Siamo velocissimi. Un pochino di sale e un po' d'aceto a coprire. Ok? Bene. Deve essere coperto, mi raccomando. Grazie, Bila, sei molto gentile. Ecco qua. Perfetto. Le abbiamo messo a marinare e questo lo lasceremo 24 ore. Quindi domani lo andremo a togliere dall'aceto, lo sciacqueremo un pochino sotto l'acqua, facciamo asciugare un pochino e lo condiamo con l'olio, con i grani di pepe. E se trovo anche con dei funghi porcini, così verrà veramente ok. Bene, con il salmone per oggi abbiamo fatto. Ci vediamo domani. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Bene, eccoci qua di nuovo. Benissimo, vi avevo detto che oggi ve l'hai fatto vedere come si condisce poi il salmone marinato. Ieri l'abbiamo messo sotto marinatura
e adesso lo prepareremo. Eccolo qua. Bene, l'abbiamo sciacquato sotto l'acqua fresca delicatamente e ora andiamo a condirlo. Abbiamo predisposto anche un piatto da portata con un letto di rucola. Abbiamo bisogno di olio extravergine di oliva e del pepe rosa o pepe colorato, a seconda di quello che voi piace. Quindi, semplicemente così. Olio extravergine, il sale no perché l'abbiamo marinato col sale. E andremo a fare in questo modo un pochino d'olio e qualche granello di pepe, salmone, eccolo qua, olio extravergine e qualche granellino di pepe. E questo è il nostro salmone. Come vedete, è stato molto semplice. L'unica cosa è che dovete prepararlo il giorno prima. Ok? O lo preparate il giorno prima e il giorno dopo lo potete condire. Si mantiene in frigo per qualche giorno ed è molto buono. Io questa sera ci andrò a mettere anche un carpaccio di funghi porcini. Ecco qua, l'abbiamo condito ed ora lo andate a mettere, a predisporre su un piatto da portata, semplicemente. Ecco qua, magari mettete un altro pochino di olio e il vostro salmone è pronto. In modo veloce. È ottimo come antipasto, accompagnare con un'insalata, un pasto estivo. Il nostro salmone è pronto. Come vedete, siamo stati velocissimi alla velocità della luce. Baci e abbracci a tutti quanti. Buona serata.